Il viceministro Martone, intervenendo nell'incontro sull'apprendistato all'ex opificio di Via Ostiense a Roma, ha definito sfigati gli studenti che si laureano dopo i 28 anni e ha lodato i ragazzi che scelgono invece di iscriversi ad un istituto tecnico. Dobbiamo far passare il messaggio che Secchione è bello e la sua dichiarazione successiva. La dichiarazione del viceministro ha sollevato subito il polverone delle polemiche, molto simili alle vecchie controversie sul bamboccione di Padoa-Schioppa. Nell'eterna disputa sulla disoccupazione giovanile, sui giovani che non studiano e non lavorano, sminuire quelli che si impegnano nel lavoro mentre tentano di finire gli studi proprio non va giù. Doppia gaffe per il ministro, che svaluta la formazione scientifica e umanistica dei licei a favore degli istituti tecnici. L'affermazione di Martone non è piaciuta nemmeno al governo dei professori. A riprenderlo è stata proprio il ministro del welfare Elsa Fornero. Il secondo a bacchettare Martone è stato il presidente Monti, che da Bruxelles ha dichiarato: «Ha detto una cosa giusta, ma l'ha detta nella maniera più sbagliata». Per Monti, quindi, si tratta di una questione di metodo. Se poi affronta una questione delicata come quella del welfare, la cosa disturba ancora di più il professore. La cosa non stupisce se poi si viene a sapere che il ministro è stato bocciato in marketing e comunicazione. Tra le polemiche anche dissidio sulla sua strada spianata da figlio di e sul suo titolo conseguito presso l'università privata LUIS in cui tuttora insegna. Ma il problema dei laureati post-30 rimane. In effetti sono tanti giovani che conseguono la laurea fuori corso, soprattutto per quanto riguarda le università pubbliche, ma finora per contrastare questo processo si sono fatte solo scelte sbagliate, come l'introduzione della laurea 3 più 2, ovvero l'incongrua somma di una laurea triennale quasi inutile e dequalificata e di una laurea magistrale biennale che costringe a restare all'università un anno in più per raggiungere un risultato inferiore a quello che si otteneva con le lauree quadriennali. Tutto questo in teoria, perché in pratica il fuoricorso è assicurato dalle lunghe trafile burocratiche, per le sessioni abolite, per il doppio stage e per la doppia tesi. Sui giovani resta la questione del loro indirizzamento futuro, che non trova soluzione e che per il momento è il parcheggio universitario.